questa nuova lezione sulle 10 leggi della felicità. 10, ciò come ognuno non le dita. Dammi le tue mani. To. Ecco, 5. Più 5. E più 3, 10. 8. E 4, 12. Ma stiamo dando i numeri. Stiamo dando i numeri, se poi vogliono giocarseli all'8, forse magari vincono qualcosa. Allora, di che parliamo oggi? Vediamo come arriva. Allora, Leoncino, che cos'hai al braccio? A proposito di numeri, volevo farvi vedere il mio ultimo... Ultimo. Diciamo, un bellissimo orologio che io ho di... E di Super Mario Bros. Non so quanti di voi lo conoscono. Beh, forse qualcuno sì. E dimmi, Leoncino, che ore sono? E aspetta. Le 4:15. Bene, dice che sono le 4:15. Tanto quando abbiamo registrato non si sa se saranno le 4:15 quando starete guardando questo video, bambini, ma quando l'abbiamo registrato il tuo orologio secondo me va un pochino indietro, un pochino indietro. Qualche minuto indietro. Sì. Lo riesci a regolare o devo fare? È 17. È 17, ma si è spostato avanti. No, è che avevo visto male io. Secondo me va ancora indietro di qualche minuto. Secondo me sì, di qualche secondo minuto. Me può essere la batteria che scarica. Lo stai togliendo? Sì, no. La tolgo perché devo sistemare la batteria. Ok, poi cambiamo la batteria. Devo vedere la batteria. Ah, di dietro, sì, ovviamente. Va bene, comincia Giacomo, parla. Ok. Sta andando a cambiare la batteria, forse. Allora, sta cambiando. Che altro sta rompendo la batteria, sembrerebbe. Ma comunque, no, funzionava? Non funziona, devo portarla dal tecnico. Ok, la porterò dall'orologiaio. Allora, qual è la legge di cui parliamo oggi, Leoncino? E non la so, non lo so. Imparo sempre con te. So. Quella di oggi è la legge dell'entusiasmo. Più o meno, qualcosa del genere. Allora, ti ricordi che qualche volta fa, in qualche lezione precedente, abbiamo parlato della legge della passione? Sì. E che cos'è la legge della passione? Te lo ricordi? Quando una cosa ti piace tanto. Esatto, l'avevi spiegata più nello stesso modo oppure un'altra volta. Sì, ecco. Sì. Ok, la legge della passione dice che sto bene quando faccio le cose che mi piacciono. La legge dell'entusiasmo dice che sto bene quando faccio con entusiasmo tutte le cose che faccio. Ok, quindi una cosa che a me non piace molto, bambini, ve lo devo dire veramente, è fare le pulizie. Ma perché tu devi fare le pulizie? E ogni tanto devo pulire la mia casetta, in realtà c'era pure una foto in cui tu e un tuo amichetto stavate facendo le pulizie, però... Sì. Che si chiama Jean Pip. Ah no, io parlavo di un altro amico, dell'amico di Jean Pip parlavo. Però l'amico di Jean Pip non siamo molto amici. Come no? Siamo amici a momenti. Ma si è passato tutto il tempo insieme. E siamo costretti. Ah, ok, sono costretti. Allora, come fai a fare una cosa che non ti piace con entusiasmo? Infatti. Perché secondo me ci sono tre segreti, per fare con entusiasmo le cose. La prima cosa è fare con calma. E ne avevamo già parlato. Ti ricordi quando avevamo detto di fare le cose lentamente? Sto facendo le cose con calma. Esatto. Perché, bambini, quando voi fate qualcosa che vi piace, la fate correndo per sbrigarvi subito o la fate con calma e vi godete quel momento fregandovi del tempo e di quello che succederà dopo? La seconda che hai detto. La seconda che ho detto. Per cui, se io voglio mettere entusiasmo, mi basta, è utile, diciamo così, cominciare a fare le cose con più calma e godermele di più. Quindi Giacomo lo rompo con calma? No, potresti fare le pulizie, invece di farle di corsa, le fai con calma. Ma io non li faccio proprio. Puoi cominciare a farlo. Oppure, un'altra cosa che tu puoi fare per mettere entusiasmo è fare le cose con cura. Quindi quando tu ti metti a dipingere, per esempio, non lo fai così tanto per, ma ti metti lì, fai i disegni per bene, cerchi di dare la forma alla casetta, se vi ricordate il quadro della casetta che ha dipinto sulla lavagnetta. Per cui se tu fai le cose con calma, senza fretta, e le fai con cura per farle veramente bene, questa cosa ti farà divenire, diciamo così, gradevole tutto quello che fai. Che ne dici? Sì. E poi c'è un altro ingrediente. Sì, che non sono le carote. No, che non sono le carote. Fare le cose con calma è il primo, farle con cura, farle con concentrazione. Se volete fare una cosa con calma... Concentrati. Se volete fare una cosa con entusiasmo, dovete pensare solo a quella cosa, non altre 300.000, ma una alla volta. Però Giacomo non deve diventare un'ossessione? No, bisogna sempre fare le cose con tranquillità. Per questo bisogna farle con calma. Con calma. Con cura. Calma,
cura e concentrazione. E mi raccomando, non guardate il risultato, bambini, fregatevene di come viene fuori la pulizia, il quadro, il compito. Pensate a farlo con calma, con cura e con concentrazione. E vedrete che le cose usciranno anche molto meglio del solito. Questo è anche utile contro l'ansia, secondo me. Hai presente quando fai le cose che c'è l'ansia e che non sai se ti riescono bene? Ora vi faccio vedere una cosa. Ecco, ora ci faccio vedere una cosa. Quando è così, invece di viverle in quel modo, posso farle con calma, con cura e con attenzione. Dai, che bambini, cos'è bambini, questo pannellone? Allora, bambini, lo vedete, bambini? Vi spiego. Allora, voi vedete una cosa natalizia, c'è Babbo Natale. Ok, perfetto. Allora, io... giusto per capire, oggi che stiamo registrando qui da noi è il 15 ottobre. Sì, è il 15 ottobre. Ecco, perché se no dici che c'è sta cosa. Qual è il punto? Che Giacomo mi aveva detto, ma no, non prendere questa cosa che è di Natale. Però io volevo questo calendario. Questo è il calendario dell'avvento. Più o meno ancora, sì. Io quando lo apro? Questo inizia il 1 dicembre, quindi devi aspettare un mese e mezzo. Questo era il regalino che gli ho fatto a ottobre. Quindi ho imparato che devo avere innanzitutto calma, non arrabbiarmi, che Giacomo mi ha regalato questa cosa che potrò fare tra 2 mesi. Considerare che ce l'hai, legge della presenza, la ricordate. Che è proprio bello, perché giralo, si può colorare. Ah sì, è vero, qui dietro c'è anche... E quindi è un... Beh, se è vero che tu devi aspettare per aprire le caselline fino al 1 dicembre, sì, e non è detto che tu debba aspettare, che potremmo anche aprirle a novembre, chi se ne frega, sì, nel frattempo però possiamo colorare il disegno di dietro con calma, sì, con cura e concentrandoci sul disegno. Per non uscire dai margini. Infatti, ecco, se io non voglio uscire dai margini del disegnino, ovviamente non posso colorarlo di fretta. Quando volete fare qualcosa e cominciare a vivere bene tutto quello che fate, ricordatevi sempre di fare con calma, con cura e con concentrazione. Però dovresti mettere la mano sulla faccia per... ecco, così più concentrato. Aspetta, stavo spostando il pannello. Ok, spostiamo il pannello. Ciao bambini, aspettate che lo tolgo. Ok, per cui, questa è la legge numero 7, quella dell'entusiasmo. Fate le cose, potete fare bene e rendere piacevole e divertente. Ah, scusa, tutto. Riesci a mettertelo? No, mi fa male. Ecco qua. Tutto quello che fate, se lo fate con calma, con cura e con concentrazione. No, che ore sono? Non ci ho visto che abbiamo finito. Sto controllando se la batteria funziona. Che ore sono adesso? È 25. Ah, secondo me va ancora un po' indietro, però a forza di metterla a posto, di pestarla. Aspetta, prima di chiudere, voglio provare a aggiustarlo. Arrivo subito. Ok. Ok, sta cercando di aggiustarlo. È a posto, secondo me te lo romperai. Ho perso i capelli. Ha perso anche il cappello. Adesso mi carabinazione. Allora, okay, ora sono le 4:30. Perfetto, ora l'orario è giusto. Ok, ricordatevi, bambini, con calma, con cura e concentrazione potete fare tutto con entusiasmo. E noi ci vediamo alla prossima lezione. Ciao bambini! Ciao, bambini.